Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono un po' spaventata di girare, il motivo l'avrete visto dal titolo del video. Oggi mi truccherò con la mia mano sbagliata, cioè solitamente utilizzo la mano destra, oggi utilizzerò la sinistra. Farò proprio tutto al contrario, quindi non so se quando metto per dirvi la colla sulle ciglia finte utilizzo la mano destra e con la sinistra tengo le ciglia. Oggi sarà al contrario, quindi prenderò le ciglia con la mano destra e metterò la colla con la sinistra. Aiuto! Non so cosa aspettarmi da questo video, quindi zoomiamo più vicini e iniziamo con questo fighissimo tutorial. Calcolate che io non sono proprio capace a utilizzare la mano sinistra, quindi aiuto! Utilizzo il correttore di NARS, che è il Soft Matte Complete Concealer. La cosa che mi spaventa di più è quella di ficcarmi un dito o un pennello nell'occhio. Vediamo, questo non mi sembra un passaggio così tanto difficile. Come fondotinta utilizzo il Revlon Color Stay, questo qui è nel colore 180, forse anche leggermente scuro per come sono in questo momento. Oddio, non mi sembra neanche così tanto. Non so se lo sapete, non so se ci avete fatto caso, perché a me è capitato sia di incontrare persone che lo facessero dal vivo, sia, cioè, di parlare con persone che lo fanno, sia di vederlo su YouTube. Ci sono, oddio, è stranissimo, ragazzi. Ci sono delle persone, aiuto. Ci sono delle persone che si truccano sul lato destro con la mano destra e sul lato sinistro con la mano sinistra. È una cosa davvero stranissima da vedere, però secondo me sono anche un po' avvantaggiate. Perché è figo, cioè è più comodo se ci si riesce. Una di quelle che lo fa è Nick delle Pixie Woo e io ogni volta che la vedo sono tipo wow, beata te che ci riesci. Perché vi ripeto, io con la mano sinistra proprio non ci riesco. Anche se piccola curiosità. Quando ero piccolina, sapete, non so, quando si va alle elementari, che si è davvero piccini, io volevo essere mancina a tutti i costi, mi piaceva tantissimo. C'erano un paio di mie compagne che in classe che erano mancine e io volevo esserla a tutti i costi. Ci ho provato tante volte a scrivere con la sinistra, ma mollavo subito perché non era fatto proprio per me. Passo alla spugnetta e tampono il fondotinta. Applico il correttore di Maybelline che è il Fit Me Concealer. Questi passaggi mi sembrano abbastanza semplici. Adesso mi infilo questo coso nell'occhio. Secondo me quelli più difficili saranno tipo gli ombretti, l'eyeliner, queste cose qui. Allora, adesso stendo le pieghette e poi applico la cipria qui nel contorno occhi. Poi con un pennello la metto sul viso. Prendo la terra, cerco di dare un effetto abbronzato. Sapete qual è la cosa più difficile? È andare veloce, cioè è davvero difficile. Tipo con la mano destra sono abituata, così mi sento. Ok, sono uscita leggermente a macchie, ma posso ritenermi soddisfatta. Adesso prendo il blush, che è questo qui. E cerco di applicarlo con il pennello. Non si vede in camera, ma tipo questa guancia sembra Heidi. Quest'altra invece è più normale. Adesso prendo l'illuminante e utilizzo questo qui di Model Zone e con un pennello vado a metterlo sullo zigomo. Passiamo alla prima parte veramente difficile di questo tutorial, cioè le sopracciglia. Voglio davvero vedere che cosa faccio. Le pettino prima all'insù e poi le ridisegno con una matita. Sapete cosa è difficile? Non tanto la parte sinistra, quanto quella destra. Quella destra è davvero complicata. Secondo me è pure quella sinistra così. Oddio, aiuto. Anzi, facciamo prima la destra come faccio solitamente. Come faccio? Oh, ops. Ragazzi, si sta rivelando più difficile del previsto. Voglio zoomarvi perché forse non vedete. No, sto facendo un disastro. La cosa importante del sopracciglio è disegnare l'arco, mi raccomando. Diciamo che questo è il meglio che riesco a fare. Di qua potrei anche riuscire a fare qualcosa di semidecente.
Serio? Benissimo, allora, le sopracciglia sono quasi terminate perché adesso dobbiamo prendere il gel per sopracciglia di Neve Cosmetics e utilizzarlo sulle nostre ciglia, sia per colorarle sia per fissarle. Giustamente con questo capolavoro non vogliamo che tutto il lavoro vada sprecato, no? Quindi devono durare più tempo possibile. Sarà la nuova moda delle sopracciglia 2019. Prendo la palette di Jaclyn Hill e cerchiamo di creare qualcosa di decente. Prendo il primo colore di transizione che è, vediamo, andiamo con un colore chiaro, questo qui. È difficile anche farvi vedere i colori. Mettiamo nella piega dell'occhio. Movimenti avanti e indietro. Questi ombretti sono così belli e facili da sfumare che anche se sto facendo un casino si sfumano lo stesso. Ma io sono stata furba, per questo motivo ho preso questa palette. Intensifichiamo la piega dell'occhio con questo marrone qui. E qui arriva il disastro. Ok, perfetto. Adesso voglio intensificare ancora di più la piega dell'occhio. Per farlo prendiamo questo bellissimo marrone qui. Ah, sapevo che sarebbe successo. Ne ero sicura. Su tutta la palpebra mobile voglio applicare questo ombrettino qui che è Champagne Life di Colored Rain. Lo metto direttamente con il polpastrello e sulla parte sinistra non ho problemi perché lo faccio sempre. Il problema sarà sulla parte destra. Perfetto, direi che va benissimo così. Riprendiamo un po' del marrone di prima e sfumiamo i due colori insieme. Poi prendiamo un pennello a penna, vorrei aggiungere un tocco di colore, magari mettiamo questo bellissimo verde luminoso qui nella parte inferiore. Ho paura. Sto temendo per il mio occhio. Aggiungo un po' del verde vicino, che è un verde scuro opaco qui nella parte più esterna. Poi prendo il colore chiaro luminoso, questo qui, e lo metto nell'angolino interno come punto luce dell'occhio, perché ovviamente deve risaltare bene tutto il nostro bellissimo trucco. Adesso utilizzo l'eyeliner e vi giuro, ragazzi, che questo eyeliner, che è quello in gel di L'Oreal, è davvero bellissimo. Non so, è facile anche da utilizzare e non so che cosa uscirà fuori. Faccio una riga di eyeliner. Cerco di farla abbastanza sottile. Facciamo anche la codina. Perfetta. È arrivato il momento di mettere il mascara, esatto, proprio lui. E ho un po' paura nel metterlo nella parte inferiore, ma devo farlo. Praticamente mi sto spazzolando la pelle. Ok, ora lo mettiamo anche sulle ciglia sopra, così poi attacchiamo le ciglia finte. Anche il mascara fatto. Adesso utilizzo le ciglia finte, le 252 di Ardell. Le uso perché tanto devo buttarle, devo cambiarle, quindi anche se tipo le distruggo con la colla non mi interessa. Ci metto la colla. Adesso le opzioni sono due. Uno, utilizzare soltanto le mani. Due, utilizzare una pinzetta per posizionare le ciglia. Ma visto che solitamente mi sento incollato l'occhio con il mascara, visto che solitamente utilizzo le pinzette, devo utilizzare le pinzette assolutamente, anche se sarà molto pericoloso. Io sento che mi incollo l'occhio. Riesco ad attaccarle. E dai! Vanno benissimo così, non cerco di muoverle ancora. Il fatto è che c'è talmente tanta colla sopra che non si è asciugata nel frattempo. Allora, le ciglia più o meno sono attaccate, anche se tipo a 1 chilometro da quelle vere, tipo alcuni pezzi sono staccati e qui ho un po' di colla che mi si sta incollando la parte sopra con quella sotto, ma va benissimo così. Completiamo il nostro look con un bel rossetto rosso, ovviamente. Questo qui è il Mega Last
liquid lipstick di, come si chiama, Wet n Wild, nel colore Missy and Fierce, che è un bellissimo rosso, e vediamo se riusciamo ad applicarlo. Allora, la parte sotto mi è riuscita davvero bene, cioè sono molto sorpresa. Quello che mi preoccupa è la parte sopra. Non è proprio l'effetto che volevo. C'è qualcosa che queste labbra di niente erano sempre più grandi man mano che cerco di aggiustarle. Oggi sembra che ho un labbro così gigante. Benissimo, ragazzi, io direi che chiudiamo qui il nostro rossetto rosso e ci accontentiamo di che cosa è uscito fuori, perché questo è il massimo che riesco a fare. Quindi spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Non so se vi possa essere piaciuto e magari non insultatevi qui sotto. Oddio, ho l'occhio tutto incollato. E prima di giudicare, provate a farlo anche voi così mi dite se ci riuscite o se combinate il mio stesso casino. E spero che questo video vi abbia fatto, non lo so, ridere, comunque vi abbia tenuto compagnia. Se così è stato, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!